Il Cagliari è saldamente al secondo posto in Serie B, alle spalle dell'ormai non più sorprendente Crotone. Dal Sant'Elia per Cagliari-Brescia, Diego Carmignani. Ben trovati dall'assolato Sant'Elia. All'andata fu un roboante 4-0 per il Brescia, risultato che lanciò le ambizioni delle rondinelle ma che traumatizzò il Cagliari, soprattutto perché da quel giorno ha dovuto dire addio per il resto della stagione a Daniele De Sena, terribile infortunio per il capitano il cui carisma avrebbe forse fatto comodo ora ai sardi impantanati in una crisi imprevedibile un girone fa. 5 sconfitte in 8 partite, davvero troppe per la strafavorita della Serie B che dopo gli anticipi di ieri ha visto ridursi a 10 punti il vantaggio sulle terze. Obbligatorio dunque vincere per il Cagliari per preservare il margine di sicurezza, obbligatorio cercare però il risultato anche per il Brescia che ha perso colpi soprattutto in trasferta nel girone di ritorno e ha smarrito la posizione in zona playoff un tempo presidiata. I punti di distacco sono però appena 3, la risalita non è impossibile, è impossibile non è trovare risultato al Sant'Elia da 3 turni, terra di conquista. Le formazioni nel Cagliari non ce la fa, Di Gennaro recupera invece Cepitelli, con lui al centro della difesa si rivede dopo 5 mesi Capuano, eccoli dunque gli 11 scelti da Rastelli, Storari tra i pali, Pisacane, Cepitelli, Capuano, Murru in difesa, Munari, Fossati, De Iola a centrocampo, Gio Pedro trequartista alle spalle di Farias e Giannetti. Per Boscaglia deve fare a meno del bomber Geijo squalificato ma ritrova al centro della difesa Antonio Caracciolo. Qualche sorpresa nel 4-2-3-1 solito del Brescia, Minelli tra i pali, Camilleri, Lancini, Antonio Caracciolo e Colì in difesa, Mazzitelli, Salifu a centrocampo, Kupitz, Morosini, Embalo sulla tre quarti alle spalle dell'unica punta Andrea Caracciolo. Studio completo, studio camicia bianca. La rete del Cagliari, Cagliari in vantaggio, ha segnato Capuano, proprio lui appena tornato in campo titolare, terzo minuto, colpo di testa sul calcio di punizione di Farias, Cagliari 1 Brescia 0. È in corso il sesto minuto al Sant'Elia, Cagliari 1 Brescia 0, decide per il momento la rete di Marco Capuano. Ci ha messo poco il Cagliari a sbloccare la partita, a rompere il ghiaccio sul calcio da fermo di Farias, tutto il Cagliari praticamente riversato nell'area avversaria, col calcio di punizione tagliato, ha spizzato Marco Capuano al ritorno, dicevamo, dopo un girone intero, e quindi la palla depositata alle spalle di Minelli. Ora altro attacco del Cagliari sulla sinistra, Farias serpentina, viene fermato da Camilleri che fa ripartire l'azione del Brescia, ma è Munari ancora che imposta sulla tre quarti, attenzione al Cagliari, continua l'azione offensiva da parte dei rossoblu, pallone sulla destra per Capuano, troppo lunga, la palla termina in rimessa laterale, dunque va avanti il Cagliari, 17° marcatore diverso della cooperativa Cagliari in questo campionato, scaccia le streghe dunque in apertura la squadra rossoblu della partita. Brescia molto timido, aggredito da subito dalla squadra di Rastelli, ora tenta di ripartire, risultato ricordiamo Cagliari 1 Brescia 0, è il settimo minuto, la linea va a Bari. Esattamente 20 minuti anche al Sant'Elia dove il Cagliari è in vantaggio di una rete sul Brescia, quella messa a segno al terzo minuto da Marco Capuano, si è ripreso a giocare da poco tempo visto che è stato Salifu a terra, le cure mediche poi per il Ganese, uno scontro con Giannetti nel periodo non collegato, solo Cagliari, due occasioni clamorose per il 2-0, prima il calcio di punizione di cui facevamo cenno, Fossati e Farias sul pallone, una prima battuta del brasiliano ribattuta dalla barriera e poi il tiro di sinistra, esultato il Sant'Elia, la palla è uscita ad un soffio, ma al 14° 4 contro 3, contropiede del Cagliari, prima De Iola lanciato davanti a Minelli, si è fatto murare dal portiere e poi Giannetti praticamente da solo, porta sguarnita, messo a lato, mani nei capelli, ora c'è sempre il Cagliari in attacco, Brescia poco reattivo, in avanti si è visto pochissimo, un fallo di Camilleri su Farias sulla tre quarti d'attacco del Cagliari vicino alla rimessa laterale, 21 minuti di gioco qui al Sant'Elia, Cagliari 1 Brescia 0, andiamo a Bari. Per la rete messa a segno da Caputo, calcio di rigore per il Cagliari, la 17esima rete in campionato. Attenzione, attenzione Melillo, Cagliari. Sì, a Cagliari il calcio di rigore è davvero bizzarra azione, è stato forse fischiato un secondo fallo dopo il primo commesso fuori area, c'è Gio Pedro comunque dal dischetto, è il 23° minuto contro Minelli, la battuta è imminente, prende la rincorsa il numero 10 brasiliano del Cagliari, si avvicina al pallone, il tiro si insacca, 23° minuto, Cagliari 2 Brescia 0, calcio di rigore messo a segno da Gio Pedro. Melillo.
26esimo minuto al Sant'Elia, dunque Cagliari che ha raddoppiato su Brescia 2-0 la situazione, calcio di rigore messo a segno da João Pedro, situazione davvero strana quella che si è verificata, che ha portato al fischio da parte di Aureliano con un primo fallo piuttosto evidente su Farias, sembrava quello fischiato dall'arbitro, invece ha lasciato correre per fischiare poi e sanzionare il secondo intervento, quello su Murru al limitare dell'area di rigore. Ora c'è una rissa al centro del campo dato che un fallo, un colpo di troppo che è stato commesso su Fossati non è stato tollerato dai giocatori rosso-blu, c'è soprattutto Embalo che è apparso molto molto arrabbiato per un primo intervento da parte del centrocampista rosso-blu. Ci fermiamo qui visto che in questo momento tutti i giocatori sono al centrocampo, Aureliano sta cercando di districare la situazione, vi racconteremo poi le conseguenze di questa incresciosa situazione che si sta verificando. 27esimo minuto, Cagliari 2 Brescia 0 Bari. Pallone per Oikonomu, non si fida. 33esimo, terza rete del Cagliari, ancora João Pedro Barchesi. E tra poco ce la racconterai Carmignani, perché ti cedo immediatamente la linea quando siamo giunti al 34esimo minuto al Dallara, 0-0 tra Bologna e Torino Cagliari. Cagliari. Cagliari dunque che passa per la terza volta 3-0 sul Brescia, 33esimo minuto, la rete di testa messa a segno di João Pedro, azione avvolgente sulla sinistra, assist di De Jola con una bellissima incornata del numero 10 brasiliano che aveva messo a segno 10 minuti fa anche il gol del 2-0 su calcio di rigore, quello che prima è successo nel centrocampo, tutti i giocatori praticamente per una sorta di grande capannello legato a una gamba tesa, un piede a martello di Embalo su Fossati, hanno rivisto i fantasmi, i tifosi e i giocatori rosso-blu dopo, ricordiamo, l'infortunio di De Sena causato da un fallo di Colì nella gara d'andata. Fortunatamente non è successo nulla per Fossati, l'incolumità era anche per Embalo, è stato circondato dai giocatori rosso-blu, così sono volati due cartellini gialli sventolati da Aureliano, uno per Diego Farias e l'altro appunto per Carlos Embalo del Brescia, anche una sostituzione di cui dobbiamo dare conto, è avvenuta al 24esimo, entrato l'attaccante Marzura per il Brescia, è uscito Camilleri, dunque il Brescia ha cercato un assetto più offensivo con Boscaglia in questa parte della gara che vede però le rondinelle soccombere di tre reti contro il Cagliari. Cagliari 3 Brescia 0, il minuto è il 34esimo e 30 secondi e possiamo andare a Bari. Terza rete di João Pedro, Cagliari 4 Brescia 0, minuto e 45 del secondo tempo, Barchesi. E dunque al terzo minuto della ripresa la situazione Cagliari 4 Brescia 0, la terza rete messa a segno da João Pedro in questa partita dopo la prima di Capuano, una incursione, una posizione defilata del brasiliano, l'ha visto scattare Giannetti, posizione regolare del numero 10, tiro a girare che non ha trovato Minelli pronto e il Cagliari dunque colpisce subito in apertura per una partita che sembra ormai chiusa, 3 minuti e 30 del secondo tempo, Cagliari 4 Brescia 0 Ari. Su un calcio piazzato, una gran punizione dalla tre quarti di Sansone. 17esimo minuto, quinta rete del Cagliari, la messa al segno Giannetti del Vecchio. Sì, grazie Diego Carmignani. 25esimo minuto al Sant'Elia, dunque Cagliari che mette a segno la quinta rete e approfitta immediatamente della superiorità numerica, ricordiamo l'espulsione di Antonio Caraccio, l'azione di rimessa con Sau sulla fascia, vede libero Giannetti a centro area, un tiro a girare che non lascia scampo a Minelli, meritato gol per il numero 32 rosso-blu, tra i migliori in campo senz'altro. Sant'Elia 40esimo minuto, tentativo del Brescia in attacco arginato agevolmente da Pisacane, Cagliari 5 Brescia 0, non sta cadendo molto, soltanto break con un'azione spettacolare sull'asse Giannetti, Sao, João Pedro, prima Minelli e poi Lancini hanno fermato diverse occasioni, tentativi a rete, il tentativo è quello di far segnare il 25 Marco Sau, 5-0 per il Cagliari contro il Brescia al 40esimo, linea allo studio. Nei confronti dei suoi giocatori 42esimo minuto, sesta rete del Cagliari, a firmarla è Marco Sau, vai Barchesi. D'accordo Carmignani, Trapani allora. Intanto è finale a Sant'Elia, Cagliari batte Brescia 6-0.